Puliti dunque gli ordini dello starter, ricordo all'1 Fox Rub, 2 Freccia SP, 3 Funny Lady Font, 4 Fashion Wall, 5 Fatima Delle Lame, 6 Felicia Jet. Sono tutti puledri nati nel 2021, hanno quindi 2 anni e per ottenere il pass per le corse ufficiali devono trottare almeno da 1,22. L'autostarter comincia pian piano ad accelerare, leggermente discorsa Fanny Lady Font, gli altri provano tutti il lancio veloce, lancio che vede emergere piuttosto bene Fashion Wall con Giuseppe Porzio nei confronti di Freccia SP. Guidata da Antonino Porci, evidentemente i due hanno cambiato la guida rispetto al programma, dunque Fashion Wall ha insediolo Giuseppe Porcio Junior e Felcia SP invece insediolo a papà Antonino. Cavalli che stanno percorrendo la prima piegata con Fashion Wall in avanti, Freccia SP in seconda posizione, i primi 400 metri in 31 e 4 da 1, 18 e 7, mentre vediamo avanzare per linee esterne Felicia Jet con Natale Cintura che poi si sistema in seconda posizione, primi 600 metri abbastanza veloci da 1 e 19 scarsi, 47-3 il parziale. E adesso si va a percorrere la seconda curva, in avanti sempre Fashion Wall seguita da Felicia Jet e da Freccia SP, mentre prova a risalire per linee esterne Funny Girl Font che si era un po' attardata nella fase iniziale, 800 metri da 1,19,5 con Fashion Wall sempre capofila, Felicia Jet e Freccia SP nella sua scia, mentre per linee esterne sta progredendo bene Fanny Lady Font, 1,19,7 il primo chilometro con Fashion Wall che ha guadagnato un paio di lunghezze nei confronti di Felicia Jet e Fanny Lady Font, mentre sta calando Freccia SP scavalcata da Focus Rub, sta calando anche Fashion Wall che viene avvicinata da Felicia Jet e da Fanny Girl, sposta anche Focus Rub, sbaglia numero 4 squalificato, sbaglia Fashion Wall numero 6 squalificato, tanti in errore anche quella di Natale Cintura, Felicia Jet, finale un po' negativo per tanti protagonisti, non per Focus Rub che con Giuseppe Messineo viene a vincere chiaramente nei confronti del numero 3 Fanny Lady Font, 1,19,6 alla media al chilometro per il vincitore Focus Rub guidato da Giuseppe Messineo, allenato da Luciano Messineo, al quale facciamo auguri per un pronto rientro. Si tratta, come ho detto in apertura, di un maschio da Te Lindy Racer e Ofelia Bell. Dunque 1,19,6, prova chiaramente superata da Focus Jet, ma anche gli altri che hanno concluso il percorso dietro il figlio di Ofelia BD dovrebbero aver superato la qualifica, quindi a parte ovviamente i due squalificati, ovvero il 4 di Fashion Wall che è stato battistato dal via ed il 6 di Felicia Jet. Ed è tutto per la prova di qualifica, ci risentiamo al momento della prima corsa.